giovani e meno giovani, ma soprattutto amanti di StarCraft, bentornati su Italian Esports Network. Io sono Looper e sono qui a castarvi la posizione numero 6 della nostra top 10 delle partite più belle giocate durante il Vasacast Invitational. I nostri due giocatori sono White Ruff, grandissimo Protoss, fonte di ispirazione di tutti i giocatori Protoss, e naturalmente con le sue special tactics e con tutte le partite che ha giocato nei più grandi tornei internazionali, è stato veramente un insegnante per tantissimi giocatori che giocano Protoss. Contro Cloud, italianissimo giocatore Terran, e guardatevi bene questo replay perché, viste le ultime dichiarazioni del nostro giocatore italiano, sembra che Cloud voglia lasciare il mondo di StarCraft. Questo naturalmente anche a me mi dispiace molto, ho sempre seguito le sue partite, poi non è molto facile vedere giocatori italiani a livelli alti come Cloud. L'abbiamo visto giocare veramente tanti tornei di grandissimo spessore e portando sempre in alto la nostra bandiera. Vediamo come si giocano questa partita durante il Vasacast Invitational. La mappa naturalmente dà la possibilità di fare un macro game con i fiocchi, molto facile perdersi in una mappa del genere, soprattutto non accorgersi che il proprio avversario si va a prendere delle zone a nostra insaputa, quindi bisogna assolutamente scoutare e controllare tutto quello del territorio. Cloud inizia nella maniera che voi a casa non dovete utilizzare, cioè andando a costruire un centro di comando come primo edificio. Soltanto adesso va a mettere giù la caserma, vi dicevo, è l'unica apertura che vi sconsiglio se vi trovate a giocare un Protoss contro Terran, perché non siete Cloud. Se riuscite a fare un'apertura del genere, vuol dire che la vostra skill è veramente alta, ma se il vostro avversario, Protoss che sia, ma anche Zerg, si accorge di una cosa del genere, è veramente difficile che non reagisca nella maniera peggiore, cioè mandandovi qualsiasi cosa. Dall'altra parte Wetera non è stato da meno con il suo Nexus First e ha messo adesso giù un portale, qui c'è il secondo pilone, è andato a mettere giù un primo gas, giusto, deve essere soltanto di supporto per adesso, per lui il gas non ne ha un bisogno estremo. Al contrario, Cloud non ne ha neanche uno dei due, sta ormai con due caserme. Questa sonda di White Track è entrata poco fa nella main del suo avversario, sta prendendo la giusta quantità di notizie, per esempio ha visto appunto che non ci sono gas occupati e ha visto le due caserme. Purtroppo adesso la fine di questa sonda è imminente, vista la presenza di questo Marine. Ormai si è portato a casa la sua prima kill, il suo primo sangue. Nel frattempo continua a creare sonde dai suoi due Nexus ormai attivi, White Ra, e anche la sua main è stata scoutata da Cloud grazie a questo SCV ancora vivo. È uscito il primo Zelota, probabilmente andrà semplicemente a controllare che non arrivino questi Marine dalla base di Cloud, o andrà a prendere la torre di Xel'Naga qui al centro mappa, unica torre di Xel'Naga che dà la possibilità di avere un minimo di controllo in una mappa così grande. Certo, in questo momento a unità White Run ne può creare molto meno in fretta, visto che ci stanno tre ormai caserme per Cloud, però dall'altra parte sta cercando di colmare questa mancanza mettendo giù quest'altri due portali. Ha messo giù anche un secondo gas. L'apertura naturalmente dei portali è la prima ricerca che ha fatto. È uscito anche uno Stalker, che anche lui probabilmente sarà utilizzato per una fase di scout. Questo pilone qui è importantissimo, anche voi se vi capita una mappa del genere è fondamentale per non essere sorpresi da drop, soprattutto nei primi minuti. Se vi capita, fatene anche uno da queste parti in modo da essere allertati in anticipo in caso ci fosse un passaggio di medivac. Buono questo bunker per Cloud per andare a difendere la sua naturale, va a spostare addirittura tutte e due le caserme. In questo momento magari questa rampa è un po' troppo scoperta, infatti va addirittura a costruire un secondo bunker Cloud per cercare di togliere qualsiasi fantasia
a White Run, ha fatto un bel giro White Run con il suo Stalker, probabilmente cercando se c'erano nella mappa delle proxy racks. Arriva soltanto adesso sulla rampa e vede i Marine che si sono ormai accumulati sulla naturale di Cloud. Naturalmente il bunker più questa manciata di Marine hanno scoraggiato White Ra di inoltrarsi di più. Viene messa giù anche una roba ormai pronta e giustamente vuole tenere tutto sotto controllo con questo Observer. Ormai sono warpate le prime unità, visto che è finita la ricerca da un po'. Sono curioso di vedere un attimo se è leggero vantaggio, come immaginavo, la quantità di sonde rispetto agli SCV del giocatore Protoss. Quindi le entrate sono leggermente più alte per White Ra. Comunque ci sono i muli per Cloud, insomma gioca due muli alla volta. Va a distruggere queste rocce distruggibili per probabilmente andare a prendersi una terza. Stiamo a 8 minuti e mezzo, mi sembra più che ovvio, e adesso si fa un bel giro con il suo Observer. Peccato che questa torretta lanciamissiliera qui apposta proprio per distruggere la possibilità di White Rat di avere troppe notizie su quella che sono sia la build che la composition army del giocatore Terran. Va anche Cloud a distruggere queste rocce, probabilmente cercherà anche lui di andarsi a prendere una terza espansione, un altro observer, sempre per tenere il controllo di una mappa veramente grande. Vanno a muoversi tutti questi zeloti, molti zeloti, perché ho visto che già è in produzione il primo colosso e viene fatta naturalmente la ricerca per il potenziamento delle lance termiche, per rendere utili gli inutili, se no, colossi. Questi colossi arrivano al momento giusto, visto che mi sembra che ormai nella composition army di Cloud ci siano solo ed esclusivamente Marine. E adesso stanno per arrivare le Medivac due alla volta e inizia a essere veramente temibile come esercito se non si ha la counter giusta. Ma in questo momento il giocatore Protoss è più che organizzato in caso di un arrivo di Cloud. Certo, una situazione un po' di stallo. Vediamo se finalmente questi Marine hanno intenzione di fare un primo push. Siamo al decimo minuto e ci vorrebbe un po' più di azione, visto che per adesso si sono soltanto osservati, non si sono neanche minimamente toccati. È andato a spargere un po' in giro, nel frattempo White Ra un po' di piloni per cercare di avere il controllo della mappa e soprattutto delle possibili espansioni del giocatore Terran. Quello che vi dicevo prima, in una mappa così grande bisogna assolutamente avere un buon controllo se non si vogliono avere strane sorprese e soprattutto non si vuole lasciare la possibilità al proprio avversario di espandersi senza avere problemi. Vediamo questo Marine che va probabilmente a morire molto male, voleva probabilmente andare a vedere qual era la composition del suo avversario. Non ho visto fare scan da parte di Cloud sull'esercito di White Ra. Sa che in questo momento non può farcela contro due o tre colossi, addirittura sì, il terzo è in arrivo, addirittura ne ha messo già in produzione un quarto. La counter è già in volo, i nostri Viking sono già in volo, ne sta preparando altri 4 addirittura per poter distruggere questi colossi, che se no sarebbero veramente troppo distruttivi nei confronti di un esercito fatto solo ed esclusivamente di Marine. Non ci sono neanche i Marauder nell'esercito di Cloud. Ormai attivissima la terza espansione di White Ra e anche l'espansione di Cloud. Ormai si inizia a colmare di SCV e va a prendere anche altri due gas. Probabilmente ha un bisogno di gas che non capisco, visto che a parte le Medivac, queste Viking non ha grandi bisogno di gas. Probabilmente è per i potenziamenti. Poi chi sono io per giudicare le scelte di Cloud? L'unico pecca in questo momento dell'esercito di White Ra è la mancanza di Stalker. Ce ne sta soltanto uno, ce n'è soltanto uno, ne sono stati creati adesso solo un altro. È veramente difficile counterare tutti questi Viking, che iniziano a essere veramente tanti, con soltanto due Stalker, e potrebbero avere la meglio sui colossi di White Ra. Va a spingersi finalmente Cloud verso la terza espansione del giocatore Protoss. Cloud
va a fare uno scan, giustamente, sono usciti anche gli altri templari, va a posizionare i viking su questo punto vuoto, ottimo per poter andare a quasi a one shottare i colossi che subiscono tutti i colpi di dei viking. I marine sono costretti a retrarre spinti da questi zeloti, ma devo dire che vista la caduta di questi colossi adesso, tutta questa massa di marine può fare veramente grandi cose. Non so se punterà più che altro alla distruzione delle sonde o dovrà difendersi ancora da gli altri templari stati trasformati in arconti. Va a ritirare un po' più indietro le sue unità, cerca di fare più danni possibili. Certo, non è riuscito a mandare giù la sua terza espansione, ma devo dire che sicuramente è stato a vantaggio del giocatore Terran questo scontro, visto che ha annullato quello che doveva essere un esercito giusto per la sua massa bio, contro la sua massa bio. Invece adesso, a parte questi due arconti decisamente pericolosi, il giocatore Protoss si trova in difficoltà, perché questi viking hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Era buona l'idea di White Rat di ingaggiare su questo punto così stretto, però non si era immaginato che i viking facessero un giro qua dietro per poter colpire meglio, soprattutto per non essere praticamente colpiti la metà soltanto dagli stalker. Probabilmente erano questi gli stalker, infatti questo ha 4 kill, credo che fosse lo stalker che si posiziona qui proprio sotto l'albero. Va a prendersi, prova a prendersi altre due espansioni White Ra, e certo va a controllare anche quello che sono le possibili espansioni del suo avversario. Il centromappa per White Ra, questi arconti mi danno l'idea che non vedremo molto presto gli altri templari invece con le Storm, ma in caso di Storm Cloud già sta preparando i suoi fantasmi. Io non so se voi siete dei fan di White Ra o se in questo momento state facendo il tifo per Cloud. In ogni caso credo che lo spettacolo che stiano dando dia la possibilità a tutti noi di imparare qualcosa su come giocarci un Protoss contro Terran. Probabilmente se queste due basi diventeranno attive, le entrate di White Ra saranno pesantemente maggiori rispetto a quelle di Cloud. Ah, arriva finalmente la ricerca delle Storm, potrebbe essere una buona soluzione. Certo, sono già tanti nella composition i Ghost per Cloud, diventa veramente difficile adesso cercare di incastrare tra le Storm i giocatori, le unità di Cloud. L'unico vantaggio che in questo momento ha White Ra è un controllo della mappa, praticamente il controllo di tutta la mappa e al centro mappa, fondamentale in questo momento. Vediamo, arriva il primo scontro sul centro mappa, appunto, tra i Mass Marine di Cloud. I colossi sono andati giù per colpa di queste Viking e l'hanno praticamente one shottati. Adesso è tutto il lavoro degli zeloti e finalmente arrivano le Storm sui Marine. Mamma mia, quanti danni. Vediamo che vengono utilizzati anche i Viking per cercare di annullare quell'arconte che era in costruzione, e sono rimasti soltanto questi due altri templari a White Ra, al centro mappa. Devo dire, grande lavoro da parte di questi Viking, che oltre ad annullare l'attacco dei colossi, in questo momento sono stati usati anche per tankare. Storm bellissima sopra tutte le unità, seconda Storm, errore di Cloud che praticamente è passato due volte sui punti delle Storm, e adesso usando ancora una volta i suoi Viking. Devo dire che questa partita è giocata tantissimo da queste unità aeree, adesso addirittura costringe a scappare soltanto zeloti e questo colosso per White Ra, un arconte. È vero che i potenziamenti sono 3-3 per il giocatore Protoss, ma ed è leggermente in svantaggio a livello di potenziamenti il giocatore Terran, però devo dire che la lettura della partita ce l'ha solidamente Cloud, visto che non ha mai dato la possibilità di sorprenderlo da parte del giocatore Protoss, e si è fatto sempre trovare con la counter giusta al momento giusto. Sono molto buone queste unità per un giocatore Protoss, ma dall'altra parte si hanno veramente le counter più adatte
da parte di Cloud passa in continuazione sotto l'observer di White Ra, e quindi White Ra sa sempre la posizione. Devo dire, il giocatore Protoss ha sempre avuto molto 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 controllo su quello che stava facendo il suo avversario. Credo che si preparino a un ultimo scontro per cercare di portarsi a casa questo match. Credo che senza l'aiuto di un cambiamento pesante, se continua a creare lo stesso tipo di unità, White Ra rischierà di essere schiacciato dalla massa di Marine che sta creando Cloud, per non parlare degli MP che può fare con tutti i Ghost che ha a disposizione. È molto indeciso sul punto dove ingaggiare, secondo me, Cloud, perché sa in questo momento. Infatti sta preparando anche un drop delle espansioni. Infatti anche White Ra si va a spostare in un altro punto per ingaggiare nella maniera migliore l'esercito di Cloud. Arrivano come al solito per primi colossi sull'esercito bio, ma questi Viking li vanno a colpire uno alla volta e sono veramente poche le kill che si portano a casa questi colossi. Tutti i Ghost sono in questo momento invisibili e fanno tantissimi danni sui poveri zeloti in fuga. Sono rimasti soltanto 4 arconti, ma guardate quanti sono i ghost che sbriciolano gli arconti di White Ra. E in questo momento è soltanto una questione di tempo. Ormai il vantaggio è sicuramente quello di Cloud, che adesso sia la possibilità di dar fastidio nelle varie espansioni del giocatore Protoss, e soprattutto ha la possibilità di concentrarsi su una riorganizzazione del proprio esercito, cosa che in questo momento sta cercando di fare anche White Ra. Sono riusciti fuori gli Stalker, che praticamente non avevamo visto durante tutta la partita. Ha capito che contro quei Viking bisogna assolutamente fare qualcosa. È arrivato il drop anche sulla Exp di White Ra. Le perdite sono state pochissime per il giocatore Terran, ma sono state credo veramente tante per il giocatore Protoss. Questa base è stracolma, l'avevo visto dalla minimappa, molto buona come posizione, visto che ci si può accorgere in fretta se vengono distrutte queste rocce distruggibili. Sono arrivati anche i Marauder, probabilmente lo scan che ha fatto prima ha visto l'uscita degli Stalker, e ancora una volta Cloud ha subito reagito creando la counter naturale degli Stalker, cioè i Marauder, e adesso va a distruggere la prima espansione di White Ra, che probabilmente se l'aspettava sulle altre espansioni. Tutti i Ghost vanno a colpire sia gli Zeloti, soprattutto va giù il colosso che era stato creato ancora una volta semplicemente per essere mandato alla distruzione. Arrivano le Storm, ma sono troppi i Ghost di Cloud, e soprattutto usate in questa maniera a distruggere ogni tipo di unità, a one shotarla con il loro colpo di precisione. E vedo il giocatore Protoss veramente in difficoltà. Ormai credo che si avvicini la fine della partita, a meno che non ci sia un colpo di coda da parte del giocatore Protoss, che in questo momento vede la sua main in fase di distruzione. Guardate che fiume di Marine, Marauder, Viking a distruggere, a counterare qualsiasi cosa si avvicina al resto dell'esercito, che ormai è dentro la main e sta distruggendo tutto quello che si trova davanti. Arrivano gli Stalker, ma arriva anche il GG da parte di White Ra. Well play, è bellissima partita Cloud, sempre in un passo avanti al suo avversario, e soprattutto sempre in grado di counterare qualsiasi sia stata l'idea del giocatore Protoss. Bene, questo è tutto, alla prossima, good luck, have fun!